Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda giornata del seminario con Manlio Castagna del neuromarketing. Abbiamo sino alle 13.15 come prima parte, avremo una pausa come ieri intorno alle 11.30 e poi riprenderemo intorno alle 14.15, giusto che stiamo iniziando un pochettino più tardi. Saluto i ragazzi che sono tutte le persone che sono in diretta streaming e buona visione. Manlio. Grazie, ciao a tutti, ciao alle persone dello streaming. Oggi saremo più bravi e useremo il microfono, vero? Sì, ok. Allora, spero che la giornata di ieri non vi abbia distrutto troppo, quella di oggi lo farà. Meglio lo sappiate subito, no? Spero sia anche quella di oggi utile o divertente almeno. Ok, allora ieri abbiamo fatto questo, no? Abbiamo visto come si diagnostica il pain, come si differenzia il claim e come si dimostra il gain. Per chi non c'era ieri, perché vedo volti, per esempio tu non c'eri, se non sbaglio, ti chiami? Savino. Savino, bella voce anche senza microfono, bene. Diagnosticare il pain significa in qualche modo capire la frustrazione della persona con cui parliamo, dei clienti, dell'utente, diciamo quello che in qualche modo diventerà il nostro riferimento nella comunicazione. Quindi capire quali sono i suoi bisogni inconsci, diciamo così. Ora sarà lungo spiegarsi tutto, non te lo potrò spiegare, Savino, tutto, però più o meno questo è il senso. Differenziare il claim significa proporre la propria soluzione a questa sofferenza, a questo bisogno interiore, e dimostrare il gain significa dimostrare in che modo scegliendo la mia soluzione, in qualche modo tu potrai avere dei benefici, fondamentalmente. Ora, abbiamo visto quindi il che cosa del messaggio. Oggi vedremo, invece, questo è un esercizio, come destinare il messaggio all'old brain. Come vedete, il nostro old brain è un primitivo, e dobbiamo cercare di indirizzare la comunicazione in quel modo. Oggi cosa faremo, praticamente? Vedremo come costruire un messaggio attraverso delle varie parti che lo costituiscono. E quindi cominciamo. Vabbè, questo è un'ora di Balzac, lasciamolo stare. L'idea è questa: chiunque di voi si occupa di comunicazione oppure farà qualsiasi cosa che ha a che fare con il portare un messaggio, cercare di convincere qualcuno, deve costruire un messaggio d'impatto, qualcosa che rimanga, qualcosa che lasci un segno, fondamentalmente. Per fare questo ci sono delle tecniche. Ci sono fondamentalmente un messaggio ben costruito, è fatto di 6 blocchi. L'ho scritto parte in inglese, parte in italiano. In inglese fa più figo, logicamente. Il grabber, big picture, claim, prova del gain, gestione delle obiezioni e chiusura. Quando un messaggio si compone di questi 6 elementi, molto probabilmente sarà un messaggio che riuscirà a trovare il suo impatto sulle persone. Vediamole uno per volta cosa significa. Sapete che significa to grab in inglese? Grab. Afferrare. Ti chiami? Davide. Davide. Bene. Bravo Davide. Afferrare. Quindi un grabber cosa potrebbe essere? Un gancio, perfetto. Qualcosa che aggancia, qualcosa che porta dentro. Cioè, noi abbiamo bisogno in un messaggio di qualcosa all'inizio che afferri il lettore, colui che parla con noi e che rimanga agganciato alla nostra comunicazione. David Ogilvy, che è uno dei più grandi pubblicitari di tutti i tempi probabilmente, ha detto che se attirate l'attenzione fin dal primo momento con una sorpresa avrete migliori probabilità di intrattenere il vostro spettatore. Pensate un attimo a un film adesso. I migliori film, quelli che più in qualche modo vi interessano, quelli che volete seguire fino alla fine, sono quei film che all'inizio presentano qualcosa che vi sorprende, un colpo di scena, un po' vago il termine colpo di scena, comunque qualcosa che non vi aspettate, qualcosa che un omicidio nei primi 5 minuti del film. Oppure chi ha visto per esempio il film Speed, quello dell'autobus che ha una bomba al di sotto, nei primi minuti noi sappiamo che sotto quell'autobus c'è una bomba. Questo logicamente ci mette in una condizione di capire, cercare di intendere cosa può succedere a quell'autobus. Questo ci tiene su quella poltrona per l'intero film. Quindi in una comunicazione, qualsiasi voi facciate, cercate di sorprendere. Anche nella comunicazione, ieri abbiamo parlato spesse volte di interpersonale, cioè come un ragazzo approccia una ragazza. Io vorrei fare una volta una pubblicazione sui modi intelligenti con cui i ragazzi vanno dalle ragazze.
tipo sei su Facebook, mi dai l'amicizia, per questo è uno degli agganci, per esempio, oppure sai che ore sono, beh, questa è una cosa vecchia, esiste ancora, lo dico alle ragazze, sì, lei con tristezza l'ha detto, sì. A lei così ha conosciuto questo ragazzo, è andato lì con loro, no, meno male. Anche nel modo in cui, appunto, io vado da una ragazza per cercare di carpire, diciamo così, la sua umanità. E anche lì l'approccio con la sorpresa funziona a volte e non funziona. Dipende appunto il modo in cui noi approcciamo questa persona. Il grabber, quale può essere secondo voi un buon grabber? Ora è veramente un esperimento, senza ancora abbiamo detto nulla, ma secondo voi cos'è che aggancia subito le persone? Qualcosa che le induca a identificarsi, insomma. Beh, tu sei preamplificato, non hai bisogno di microfono, mi fa piacere. Qualcosa che le induca a identificarsi, questo potrebbe essere. Cos'è che a voi, per esempio, vi intriga? Qualcosa che subito vi aggancia ad un film, messaggio, pubblicità? La suspense, ecco, quello potrebbe essere un pericolo. Bene, tu c'hai un animo dark proprio, Valentina, dentro. Ora vi dico qual è il grabber migliore in assoluto per cominciare una comunicazione. Vabbè, questa è sull'importanza dell'inizio e della fine, abbiamo visto ieri. Prima di dirvi cos'è un buon grabber, vi voglio sottolineare ancora una volta il problema del risparmio energetico dell'old brain. L'ho detto ieri, ricordate quando dicevo che all'inizio c'è il massimo dell'attenzione e poi cala? Questo è normale, capita in tutte le interazioni. Infatti io adesso, in questo momento, ho il massimo della vostra attenzione. Tra qualche minuto comincerà a scemare terribilmente, fino a che molti di voi spegneranno il cervello e penseranno ad altro, oppure terranno i cellulari accesi e sentiranno qualcosa. Il tecnico, va bene. Allora, questo è... immaginate un attimo, qualcuno di voi ha mai avuto una presentazione, ha fatto una presentazione pubblica, ha parlato con delle persone, o ha scritto un testo di presentazione? Vi è mai successo? Sì, ok. Secondo voi, questa è la domanda che vi faccio, secondo voi è buono cominciare con chi siete e qual è il vostro background, il menu di quello che direte, uno sguardo d'insieme su voi e la vostra azienda o le caratteristiche del vostro prodotto o servizio? Secondo voi con cosa sarebbe meglio cominciare? Per te il primo. Cioè, chi siete e qual è il vostro background? Cosa ne pensate voi? Tu l'ultimo. Perché l'ultimo? Perché lei dice perché attira di più l'attenzione. Ciao, buongiorno. Secondo voi? Il menù di quello che avreste detto. Stefano, perché questa seconda, secondo te? Angelo, sono... non lo so, proprio per tenerli incollato fino alla fine... Per agganciare e tenerli fino alla fine. Voi altri siete d'accordo sul primo, secondo, terzo, quarto, cosa? Secondo, il menù di quello che avreste detto. Vediamo. Il vostro prodotto o del servizio. Aspetta un attimo, scusa, ti passo. Potrebbe essere interessante la quarta caratteristica, perché l'ascoltatore poi è interessato al prodotto che tu stai proponendo. Ok. Michael, vuole dire qualcosa o no? Il terzo. Uno sguardo d'insieme su di voi e sulla vostra azienda. Ok. Il modo migliore per cominciare una comunicazione è quello di dire immediatamente quello che gli altri si devono aspettare da voi. Quindi sicuramente tra i quattro, quelle che sono più interessanti sicuramente, la caratteristica del vostro prodotto, un attimo che bello, sì, o il menu di quello che direte. Queste sono i due modi più interessanti per cominciare. Perché se io vengo qui, pensate un attimo a questo, io vengo qui e comincio a dire chi sono e cosa ho fatto nella vita. Cosa sto facendo? Sto sprecando un'occasione. Perché la vostra massima attenzione nei primi minuti, se nei primi minuti io li impiego per dire chi sono, per fare uno sguardo d'insieme su quello che è la mia azienda, ho perso un'opportunità. Perché ho messo in questa scena questo cercatore di pepite? Vi faccio una domanda più che altro. Voi sapete che a un certo punto in America ci fu questa corsa, non so se lo sapete o meno, comunque ve lo dico, all'inizio del Novecento questi cercatori d'oro andavano nei fiumi per cercare una pepita d'oro, per cercare l'oro, ecco, in generale. C'è il caso di alcune persone che sono rimaste in un fiume anche per 50 anni, la stessa vena di fiume, sono rimaste lì per 50 anni. Secondo voi perché
queste persone sono rimaste lì per 50 anni senza muoversi e provare altri fiumi per cercare l'oro. Cosa era successo? Perché la prima pepita l'hanno trovata lì. Perché se io arrivo in un fiume e trovo lì la prima pepita, mi sono indotto a pensare che ne troverò altre in quel punto. Ecco, questa è la metafora per dirvi cosa significa fare una buona comunicazione. Se all'inizio vi do la pepita, nei primi minuti, voi rimarrete ad ascoltarmi fino alla fine. Questa è la grandezza della prima, del grabber, della prima occasione. Dite all'inizio ciò che è veramente importante per voi. In qualsiasi caso, anche quando scriverete una lettera di presentazione di un curriculum, anche lì mettete all'inizio quali sono le vostre caratteristiche, perché dovreste lavorare in quel luogo. Non lasciatele alla fine, non dite all'inizio io sono questo, ho fatto questo, ho studiato lì, mi piacerebbe fare questo. No, mettete all'inizio della comunicazione il che cosa voi sarete pronti ad offrire. Infatti vabbè, queste sono tutte legate, poi le slide ve le daremo, quindi le vedrete lì. Comunque fate una forte prima impressione, voi avete una sola occasione per fare una prima impressione, sembra un gioco di parole, ma è così, quindi non avrete una seconda occasione. Se sbagliate all'inizio, molto probabilmente vi siete rovinati la comunicazione, vale anche quando conoscete una persona, quando avrete una brutta impressione sarà complicatissimo poi modificarla. Infatti si studia anche su questo, effettivamente sull'impossibilità di modificare l'approccio iniziale. Quindi attenzione alla prima impressione. Andiamo un po' più avanti. Ok. Il grabber più potente in assoluto è l'ironia. Di tutte quante le possibilità che voi avete all'inizio per poter agganciare una persona, il modo migliore è quello di... Ciao Maria, ciao. È quello di usare l'arma del divertimento, fondamentalmente. Guardiamo questa pubblicità. Le cuffie Bose. Conoscete Bose come marca? Perfetto. Cuffie a riduzione di rumore. Analizziamo questa pubblicità, che cosa dice? Lì c'è un tipo in barchetta con le cuffie in orecchio che si sta avviando simpaticamente verso la cascata del Niagara. Isolano tutto quello che c'è intorno, fondamentalmente. C'è ironia in questa pubblicità? Dov'è l'ironia? Brava, libera. Sta per simpaticamente morire questa persona. Però nessuno di voi vive la tragedia di questo ragazzo muscoloso in una domenica mattina americana che sta per andare a morire. Anche il marchio si riduce man mano, no? Sì, graficamente lo stesso espediente. Cerchiamo di capire, analizziamo questa pubblicità a livello di pain, claim e gain. Cerchiamo di capire, vediamo se quello che abbiamo fatto ieri in qualche modo riusciamo adesso a riassumerlo in quello che vediamo nelle pubblicità. Dov'è il pain qui? Qual è allora? La prima cosa che dovete chiedervi sempre quando cominciate una comunicazione è capire qual è la frustrazione di chi compra un paio di cuffie. Qual è la frustrazione? Isolarsi dall'esterno e quindi... Perfetto. Io quando sono in treno, per esempio, arriverei a uccidere le persone quando se sto facendo qualcosa non riesco a... Oppure un'altra cosa che mi infastidisce molto, non so a voi, ma è sentire quello che sentono gli altri nelle cuffie. È una cosa che poi è incredibile, io sento tanto punz, 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 tutto il tempo. Non so com'è... Comunque, vabbè. Quindi una delle frustrazioni maggiori di quando tu compri delle cuffie è l'isolamento rispetto all'esterno. Lo dice questa pubblicità, c'è il pain qui, c'è assolutamente. Qual è l'espediente per cui noi vediamo che c'è questo pain? Qual è? Sì, però in che modo vediamo la frustrazione? La cascata. Come dice Maria, lo dico per chi è in streaming e non ti ha sentito, c'è la cascata, quello è il massimo del rumore. E secondo voi i pubblicitari sono stati bravi qui a farci sentire quella cascata? Sì. Anche perché la cascata occupa la maggior parte dell'immagine. Questo è un processo si chiama sinestesia, nel senso che un senso viene in qualche modo influenzato da un altro. Noi vediamo tutta questa grande cascata, è come se la sentissimo l'acqua che scende giù. Non so chi di voi è stata la cascata del Niagara. Andateci, perché è un posto pazzesco. Ma quello che c'è di pazzesco nelle cascate del Niagara è questo rumore che la natura produce, che è qualcosa che veramente, se non ci sei, difficilmente riesci a spiegarlo. Quindi raccontare, e noi lo immaginiamo anche se non ci siamo stati, molto probabilmente, che quello è un rumore assoluto. Quindi cosa fa il pubblicitario? Estremizza al massimo, e nell'estremizzazione c'è l'ironia. Cioè quindi estremizza al massimo la frustrazione di un rumore di fondo, che è quello delle cascate, e lo annulla attraverso le cuffiette. Cosa c'è anche di interessante in questo? A livello di claim in questa pubblicità. Qual è il claim? Il claim, ricordate, è la soluzione al problema, fondamentalmente. Che spalle. Come, scusa?
Che il personaggio è messo di spalle? Messo di spalle, quello sì, è un modo attraverso cui... questo è un espediente narrativo, perché se fosse di faccia vedrebbe le cascate, quindi non c'è... L'espressione è felice. Allora, il claim è come a dire, è come se la bugia dicesse sono... La rilassatezza, diciamo, del serenità. La serenità del personaggio. Ci dice in qualche modo che quelle cuffie funzionano davvero. Ma questo claim si sposa anche con il gain, nel senso che qua abbiamo una prova assoluta che funziona. Anche se è una prova che noi sappiamo non verosimile, no? È artefatta. Però è una prova, ci fa vedere che quelle cuffie riducono talmente tanto che andrà addirittura a morire. Secondo voi i pubblicitari hanno, anche da un punto di vista grafico, quali sono gli espedienti attraverso il quale questa scena apparentemente drammatica diventa invece ironica? Anche su quello dobbiamo riflettere, su come graficamente far... Molti di voi qui probabilmente avranno un giorno il bisogno di anche comunicare graficamente le proprie idee. E allora dobbiamo capire come funzionano le cose, anche analizzarle per bene. Cosa c'è di... La barchetta, diciamo. La barchetta. È tutto molto leggero, sì. È tutto molto leggero. È come se raccontasse una storia questa pubblicità, no? Una mattina questo ragazzo si alza, ha appena fatto colazione, e decide di andare a fare una passeggiatina sul fiume che porta alle cascate del Niagara. Un po' tutti lo facciamo noi ogni mattina. Ancora di leggero, cosa c'è in questa pubblicità che rende leggero il tutto? La barchetta che è marginale rispetto alla centralità dell'immagine. Quello sì, quello serve. La marginalità. Questa è un'altra cosa molto interessante nel fatto pubblicitario, vedete, qui non le vediamo le cuffie, non vediamo il prodotto, vediamo il risultato, questo è un modo grandioso di fare pubblicità. Vedere il prodotto a volte è un po', come posso dire, è poco raffinato fondamentalmente, non solo è poco raffinato ma anche poco efficace, è molto più efficace vedere il risultato di una frustrazione che viene alleviata piuttosto che vedere la cuffia che ci dice, che è bella, che è carina, ma non è quello, noi non compriamo una cuffia solamente perché è bella, a volte anche per quello, ma noi compriamo le Bose, perché le Bose sappiamo che sono qualità fondamentalmente. E allora qual è la qualità delle Bose? Che siano straordinariamente avvolgenti. Ma qui tra l'altro anche il marchio è molto minimizzato. Molto minimizzato anche quello, è tutto molto raffinato. Aiuta anche molto il cielo sereno, l'atmosfera. L'atmosfera. Qui non c'è un cielo grigio, non c'è un'atmosfera plumbea, è tutto molto leggero, davvero sembra una domenica mattina tranquilla in cui lui va a fare una passeggiata. Quindi per questo non c'è drammaticità. Si è messo le cuffie, viva in un altro mondo. Bravissima. Ed è proprio sembra che è stato messo lì la foto sua, che non ha niente a che fare con tutto il contesto. Assolutamente hai ragione. Mi riallaccio a quello che diceva lei, è talmente isolato che non se ne importa, anche se in napoletano sarebbe stato più efficace, nulla di quello che succede. È bellissimo. Questa è l'ironia, ma è anche il senso del perché noi compriamo le cuffie. Cioè, perché noi compriamo le cuffie? Come bisogno? È quello di isolarci rispetto agli altri, di sentire qualcosa solo per noi stessi, creare un nostro mondo. Quindi va interamente in quella direzione. Allora pensate un attimo ai vostri, se dovete comunicare quello che è un vostro prodotto. Cercate di capire qual è il senso del prodotto che state comunicando. Faccio un esempio, come abbiamo parlato prima con lei, dei prodotti agricoli, no? Chi ha per esempio dei prodotti biologici che deve vendere. Cioè, prima di comunicare, cerchiamo di capire qual è il pain di chi compra un prodotto biologico. Qual è il senso, il bisogno profondo, e andiamo a comunicare quello, il nostro claim, cioè in che modo io ti risolvo questo pain. E questo vale per tutte quante le altre cose. Però attenzione, il grab, questa è un'altra pubblicità che punta sull'ironia. Caschi per bici laser. Analizziamola, cosa dice questa pubblicità? Analizziamola sempre pain, claim e gain. Allora, cosa pubblicizza questa pubblicità? Il casco, perfetto. Il casco. Qual è il pain di chi compra un casco? Cioè, anzi, qual è il bisogno? Cominciamo da quello, proteggersi. Dalla testa. Infatti. Qual è il pain di chi compra un casco? Non sia efficace. Bravissimo. Che comunque questo si possa rompere e io mi faccio male. E quindi il pain in qualche modo è evidenziato qui. Nel senso che sembra... Lui si è rotto tutto, tranne il... Noi soffriamo per lui? No, non ce ne importa un fico secco. Eppure questo si è fatto male, questo tipo. Cos'è che ce lo rende simpatico e non drammatico? Dov'è l'ironia? Nella posizione. Sembra un burattino, quindi non percepiamo come vero, come quella di prima.
perfetto, non c'è l'umanità. I colori, è tutto molto luminoso, tutto molto soft. Cos'altro? Beh, anche il casco che, cioè la testa che integra. Che integra, la prima ok. Cosa che guardiamo. Brava, questo è importante graficamente. Noi guardiamo l'occhio, allora, in foto, non so chi di voi ha fatto fotografia, qualcuno l'avrà fatta, perfetto, anche tu, brava. In fotografia c'è un elemento della fotografia, si chiama sezione aurea, e c'è il punto dove l'occhio all'inizio si focalizzerà maggiormente rispetto a tutto quello che vedremo. La sezione aurea di questa, sezione dorata, diciamo così, di questa fotografia, qual è? La sezione su cui va l'occhio? È esattamente il casco, è la testa della persona. Quindi noi in tutto questo andiamo a guardare il casco. E vedete l'intelligenza della pubblicità? Noi non vediamo il casco, vediamo il risultato. Quindi vediamo il pain, il farsi male, la paura di farsi male fondamentalmente. Vediamo il claim, cioè qual è il claim? Il claim è che è efficace il casco, che è efficace, che funziona. E il gain qual è? La prova che la testa, sì, che è ancora viva, e che la testa è del tutto integra. Ora vi chiedo, voglio fare un piccolo passo in avanti nell'analisi della pubblicità, cercare di capire anche se voi, come ragionate anche a livello di narrazione. Perché hanno scelto questo tipo di uomo? Perché non hanno scelto uno sportivo, non hanno scelto un... Eppure un casco mi sembra piuttosto sportivo, se lo vedete, no? Mi sembra un casco da sport, non proprio da... Però, perché hanno scelto quest'uomo, secondo voi? Perché la massa, cioè... Allora, il microfono chi ce l'ha dietro? Già si è addormentato, purtroppo. Abbiamo dato il microfono a persona... No, perché lui ascolta, quindi... Ok, vai Maria. Perché può essere indirizzato alla massa, cioè tutti hanno bisogno di proteggersi la testa, non solo lo sportivo. Giusto, quindi per te lui rappresenta la massa fondamentalmente. Sì. Lui cosa rappresenta? È giusto quello che dici, però analizziamo ancora un po' meglio. Lui che tipo di ciclista rappresenta? Sentiamo un attimo, quello esperto. Perfetto, il ciclista della domenica, con un po' di pancetta, un po' avanti nell'età, quello che sembra se le importa pure un po' della sicurezza, perché lo sportivo il casco lo mette. Lo compra e sa anche quale casco comprare. Il ciclista della domenica, ce n'è qualcuno tra di voi? Eccolo là, Francesco. Stai attento perché non sono molto amati i ciclisti della domenica. È vero, sì, no. Non sono molto amati i ciclisti della domenica. Dagli automobilisti, dico. Ho sentito persone durante i corsi che dico, io li butterei tutti quanti sotto. Cioè, uno proprio. Te lo voglio riferire, quindi stai attento quando vai in giro. E penso a questo casco. E quindi rappresenta un po' quello fondamentalmente, no? E questa è l'idea della pubblicità. Vi piace o non vi piace questa pubblicità? La pubblicità è straordinaria, dal mio punto di vista. Grande ironia e grande anche dosaggio dei tre modelli, no? Del gain, pain e claim. Pensateci quando comunicate, prendetele ad esempio queste pubblicità, perché non è detto voi diventerete pubblicitari, non sto dicendo questo, ma nella vostra comunicazione riflettete su un punto, che l'ironia. La ottieni in che modo? Abbiamo visto queste pubblicità. Qual è una delle caratteristiche dell'ironia? Pensateci un attimo, di queste due pubblicità hanno qualcosa in comune. Bravissimo Corrado, portare all'estremo una situazione. L'estremizzazione è ciò che rende in qualche modo qualcosa di ironico. Però dovete usare anche la leggerezza, estremizzazione leggera. Ma una curiosità, perché non una donna? Diciamo come... conferma del fatto che la donna è sicuramente, avrebbe comprato sicuramente il caso anche la donna del ciclista della domenica. Allora però sì, perché le donne ce l'hanno già dura, ce l'hanno già dura, allora, è brava, è una nicchia. Come, scusa? L'ironia sulla donna è più difficile da fare, effettivamente, hai ragione, è molto molto più complicato da fare, però al di là di questo la parte più difficile, la donna è, sento fantasmi da dietro. Il problema è che la fascia di utenti, donne che usano la bici, è molto molto stretta, è una nicchia talmente sottile che non andrebbe bene qui. E allora questo è il tipo umano che indossa di più questo, che dovrebbe indossare di più questo casco. Questa, voglio da voi una discussione. Pepsi con un tocco di limone, Pepsi with a touch of lemon. Ecco, disgustosa, perché l'ha detto lei, brava. Disgustosa è il primo kit. Vediamo se qualcuno piace, qualcuno la vuole commentare questa pubblicità. Valentina no, Liliana no, se la ride. A nessuno piace. Ah, lei ha capito dopo un quarto d'ora più o meno? Ottimo. Ma è ironico. È ironico.
Lei dopo un quarto d'ora ha capito, ha detto fa schifo, quindi ha capito perfettamente. La Pepsi. Cerchiamo di capire un attimo qual è il senso della pubblicità. Prima di dire subito è disgustoso, fa schifo, cerchiamo di capire qual è il senso che i pubblicitari hanno voluto dare a questa pubblicità, a questo prodotto. Pepsi Twist. Spremuta di limone. Spremuta di limone. Sta spremendo un limone. Quindi cerchiamo di... Quindi tu così li spremi i limoni. Ah, ok. Cerchiamo di capire un attimo che cosa fa la Pepsi con questa pubblicità. Capiamo. Qual è il pain che individua questa pubblicità? E qui ci sta bene la parola. No, è stato come sofferenza, frustrazione. A Bari si cerca. Siete molto neuromarketing a Bari, vedo. Ok. Allora, qual è secondo voi, perché la Pepsi fa questa scelta? La Pepsi investe milioni di dollari sulle campagne, quindi prima di arrivare ad una cosa, qui ci hanno ragionato abbastanza. Carissimi, Francesco e Giovanni. Vincenzo, dimenticato. Verrò punito per questo. Ok. Credo che probabilmente uno dei pain potrebbe essere la, diciamo, spesso non si confida nella quantità di succolati, no? Questo è un po' troppo concettuale questa cosa, eh? La percentuale di succo di limone dentro la Coca-Cola. Cioè ce n'è tanto, sì. È talmente tanto che, guarda, lo faccio vedere. Allora, facciamo un ragionamento insieme. La Pepsi Twist ha, innanzitutto, prima differenza tra Pepsi e Coca-Cola. Hanno due fasce di comunicazione diverse. Vi siete resi conto in questi anni? Pepsi a chi parla? La Coca a chi parla? Alle famiglie, bravissimo, alle famiglie. La Pepsi a chi parla? Ai ragazzi. Ai ragazzi, perfetto. È già questa la prima divisione che dovete tenere a mente. Ora, questo nuovo prodotto, era un nuovo prodotto all'epoca, adesso un po' meno. Comunque, Pepsi Twist è la Pepsi con il succo di limone dentro. Secondo voi, perché nasce questo prodotto e qual è il pain che individua questo prodotto, Pepsi Twist? Questo dovete riflettere. Cioè, non è facile, senza, se voi diventaste pubblicitari, vi trovereste a ragionare su questo punto. Io ho questa Pepsi Twist, come la faccio a pubblicizzare? Perché la devo pubblicizzare? Cioè, perché lo so perché devo venderla? L'idea ci sta, perché se indirizzate ai giovani, comunque, per incentivare l'acquisto, una pubblicità del genere sicuramente fa presa sui ragazzi. Su quali tipi di ragazzi, innanzitutto? Adolescenti, sì, più o meno, va bene. Adolescenti, intendete 13, 14, 15, questa età qua? Sì, perfetto, perfetto. Adolescenti, non giovani, adolescenti. Adolescenti di che sesso, secondo voi? Maschi. Molto più maschi. Non a caso, ogni volta che porto questa pubblicità nei corsi, le donne hanno sempre una repulsione per questa pubblicità. È proprio immediato, infatti lei è stata la prima che addirittura ha vomitato sul block notice, dove l'ha vista. Il maschio la prende un po' meglio, il maschio, quando ho passato questa pubblicità al corso che ho fatto alle superiori poco tempo fa ad Ancona, ha avuto un successo straordinario, gente che si strappava i capelli per quanto era bella, gente che beveva Pepsi Twist pur non avendo, cioè, scene di isteria di massa, al di là dello scherzo, è percepita molto bene, o almeno percepita molto meglio dai ragazzi di una certa età maschi. Però qual è ancora? Non abbiamo ancora capito qual è il pain di questa pubblicità, non abbiamo ancora capito, è sottile, è più... Sabino. No, è sempre quello dello sfigato. Il dubbio, secondo me, principale in tutte le bevande, in tutti gli alimenti, sono gli ingredienti. Quindi l'ingrediente segreto, in questo caso, è qualcosa che viene sdrammatizzato, quindi l'urina. Io ti dico che il mio ingrediente segreto è l'urina. Poi sono fatti tuoi, cioè magari la bevi pure, però ti dico che quello è il mio ingrediente segreto. E secondo me è geniale perché ammette che a me piace. Grande salita. Questa è una situazione un po' particolare, diciamo, però è interessante. Allora, secondo me quella è una posizione, diciamo, che fa molto maschio. Siccome come dire, il target, sì, chiamiamolo così, sì, è quello appunto dei giovani, sì, adolescenti, quindi ovviamente il limone messo così, insomma, ci sei molto, non fa sfigato. Bravissima. Il concetto è ancora una volta quello, appartenere ad una comunità, appartenere ad un mood. Come abbiamo visto ieri Ray-Ban, che in qualche modo Neverhide è il senso di una, non nasconderti mai, è il senso di di un'appartenenza ad un marchio. Qui ti dà un'appartenenza ad un marchio, cioè come se volesse spingere sull'acceleratore della ribellione, no? È un senso di pazzia. Un senso di pazzia, di follia, di... Un senso di ribellione. Di ribellione, bravo. Il twist, in inglese, che significa to twist?
Sì, è anche un regalo, però significa anche un plot twist, significa dare una svolta, dare un'effervescenza, dare un cambiamento totale, diciamo, che è il senso della rivoluzione fondamentalmente. To have a twist in inglese significa anche rivoluzionare fondamentalmente, cambiare completamente qualcosa. Ecco, questo, sì, esattamente quello. Ora, quello che diceva Savino, estremizzato, non è anche quello, non è malvagio come idea, nel senso che qua ti dice, non sull'urina logicamente, ma sull'ingrediente, ti parla di un ingrediente però in maniera ironica, in maniera ancora una volta effervescente, fresca, giovane. Ora, ripeto, questa è una pubblicità non per tutti, è una pubblicità che ha un pubblico adulto è vista con repulsione, vista con assoluta distanza. Un pubblico femminile anche non riesce a percepirla interamente, perché anche la posizione, questo è un limone che sta in un bagno maschile. E che voi sapete poi, tra l'altro, che i maschi, in quanto animali meno evoluti rispetto alle donne, di molto anche, si divertono anche con quella gara dell'urina più lontana, tutte cose del genere. Quindi vedere una cosa del genere va in direzione di questa... Lei se la ride, ma purtroppo c'è gente che fa queste cose, devi saperlo. Anche il tuo fidanzato l'ha fatto in passato. E quindi... Come non lo metterà mai, sì, lo so. Quindi lo ammetto, si divertono, sono bambini poi dopo. Infatti i bambini, i ragazzini, gli adolescenti hanno una grande passione per tutto ciò che è organico. Ora non vado oltre, ma appunto, avete capito. Questa. Allora, vi annoia questa cosa di come analizziamo le pubblicità, andiamo avanti, o va bene così, senza vi interessa, ok, perché altrimenti saltiamo un po' e andiamo un po' più avanti. Ambipur, non lasciare che il cattivo odore si impadronisca della tua auto. Don't let bad smell take over your car. Cerchiamo di capire questa pubblicità. Qui c'è una famiglia, una famigliola indonesiana, comunque dell'est, che ha questa macchina puzzolente, quindi esce fuori per non sentire. È efficace, non efficace, funziona secondo voi? No, perché dice l'esatto contrario. Secondo me non pubblicizza il prodotto, perché se tu mi metti il prodotto e mi metti i soggetti fuori dalla macchina, vuol dire che puzza ancora di più. Quindi... Questa è un'ottima osservazione. Senza Ambipur. Quello dice senza Ambipur. Però quello che dice Vitor è giusto, nel senso noi vediamo il pain, ma non vediamo il claim. Mentre nelle altre pubblicità abbiamo visto la frustrazione, abbiamo visto però anche la soluzione alla frustrazione, quindi le cuffie, quindi il casco. Beh, nell'ultima c'è un po' meno questa roba qui, però c'è. Qui la soluzione non c'è, non la vedi, e quindi non sei portato ad associarlo ad Ambipur. È come se fosse una pubblicità al negativo, nel senso che non c'è assolutamente claim, né c'è una cosa importante che è il gain. Io non vedo in che modo Ambipur riesce a salvare questa povera famiglia. Magari è colpa. Addirittura sì, tendi, come diceva Vito, a vedere il negativo del prodotto. Quindi è una pubblicità totalmente sbagliata. Totalmente errata, perché è errato il concetto di claim e gain. Un po' è molti lo notano che è un po' razzista. Io la interpreterei esattamente al contrario, cioè io vedo invece una famiglia che utilizzando il prodotto sembra di viaggiare fuori dall'auto con anche una vista mare, quindi profumi diversi. Non lo so, questa è una mia interpretazione, quindi è probabile che raggiunga in modo diverso questa pubblicità. Io sono sempre affascinato dal modo in cui ogni persona vede, percepisce le cose in maniera diversa, che va benissimo. Però è appunto più razionale. Tu, Maru, hai questa indole alla razionalizzazione delle cose, che ci sta tutta effettivamente. Però a livello di old brain, di primo impatto, tu sai che il pain di chi prende un prodotto per la macchina, qual è? Il pain e la frustrazione è che questo non funzioni, è che sia sintetico. Sono, i pain su un prodotto, su un deodorante per macchina, sono altri fondamentalmente. Qui parla solo di bisogno fondamentalmente, cioè quello di... Chi è che sta parlando? Che puzzino le persone, no? Che, sì, molti infatti l'hanno percepito anche questa... Perché sai, gli orientali, sembrano orientali, hanno un odore diverso dal... Cioè sembra molto... Sembra un po' pesante in questo senso. Pesante, sì. Cioè sembra che vuoi proteggere la macchina e metti fuori le persone che puzzano. Cioè, vedi, come la percezione è diversa rispetto a Marilu, cioè tu vuoi delle cose diverse, però quando c'è questa ambiguità, l'ho detto ieri, quando c'è troppa ambiguità di messaggio, la pubblicità ha problemi. Al di là che abbiamo visto tecnicamente è sbagliato perché non c'è claim e non c'è gain. Ora vi faccio anche un'altra domanda ancora più specifica. Secondo voi, sempre perché un pubblicitario, prima di cacciare fuori un'immagine, deve pensare a un miliardo di cose, tra cui il che tipo di macchina scegliere. Perché secondo voi scelgono questo maggiolone della Volkswagen e non un altro tipo di macchina? Perché è comodo appoggiarsi lateralmente la famiglia. Ah, quindi per un fatto tecnico di comodità, tu dici. Secondo me
perché non c'era l'aria condizionata, è comunque un modello di vettura datato e quindi sicuramente conserverà tutti gli odori. Perfetto. L'utilizzo del... È una macchina vintage che in qualche modo probabilmente è da anni che è piena di odori, è vissuta, bravissima. Una macchina nuova non avrebbe dato il senso di sporco, di puzzolenta, diciamo così. Quindi questo è il tipo di scelta. Però, ripeto, io trovo che sia una velocità piuttosto... Sì. Come Lorenzi, il messaggio che lascia, perché sembra che abbiano dato più importanza al messaggio rispetto che all'impatto visivo, sì. Perché con il messaggio ci può stare, cioè non lasciare che la puzza si padronisca della tua macchina, però a livello visivo ti dice tutt'altro. Infatti questo è proprio questo contrasto sbagliato tra quello che dice e quello che dovrebbe dire che non funziona. Allora, questa è la velocità che voglio porre alla vostra attenzione, è una velocità video, non è l'immagine, ora la vediamo tra un po'. È una velocità che è stata trasmessa durante il Super Bowl del 2013. Sapete cos'è il Super Bowl? È l'evento sportivo più visto al mondo in assoluto. In America è un evento quasi religioso, no? La gente si riunisce per il Super Bowl. Una volta ho partecipato, è stata una delle più belle esperienze della mia vita, perché è veramente un'esperienza di vita, fondamentalmente, tutta questa gente che mangia. Ed è durante il Super Bowl il prezzo delle pubblicità ha il massimo costo assoluto per un prodotto televisivo. Si parla addirittura dal milione di dollari al secondo ai 2 milioni di dollari al secondo, addirittura, solo per mandarlo in onda. Allora il pubblicitario, è il sogno di ogni pubblicitario al mondo, fare una pubblicità per il Super Bowl, durante il Super Bowl, perché è molto sfidante, no? È una sfida molto forte, perché voi immaginate questa gente che stanno come i pazzi a vedere la partita la finale di football americano, improvvisamente arriva la pubblicità. Qual è immaginate la sfida del pubblicitario, perché cosa deve fare il pubblicitario in quel momento? A parte non prendersi le parolacce, dice Corrado, deve tenere le persone sedute là, perché tu hai appena visto la partita, vai in bagno, vai a mangiare qualcosa, vai all'altra parte, quindi ci deve essere un grabber potentissimo, tanto che loro devono rimanere lì agganciati. Nel corso del tempo sono diventate così importanti le pubblicità del Super Bowl che addirittura la gente le aspetta, cerca di capire quale marchio produrrà. Una di queste pubblicità del Super Bowl era questa, Doritos, che non so se conoscete, ma sono dei nachos, no? Queste patatine messicane molto scrocchiose. Guardiamo, vediamo se vi convince, è molto giocata sull'ironia. Non c'è audio. Se lo sento nella vita, il secondo belato della capra, ma certo, mi fa felice se la possiamo rivedere. Il grabber ironico è molto forte qui, no? Senza, è tutta l'obesità è giocata sull'estremizzazione e l'ironia. Cerchiamo di capirla però, cerchiamo di capire che cosa pubblicizza questa pubblicità, questo spot, questo ad. Vabbè, ci sono di mangiare... Sì, le patatine diventano che cosa? Una dipendenza. Perfetto, diventa dipendenza. Cerchiamo di capire pain, claim e gain in questa pubblicità. Cerchiamo di capire dove sono. Qual è il pain di chi compra delle patatine come le nachos, come le Doritos? Quale può essere? Perfetto, una delle cose peggiori che succede nella vita, sono tante le cose brutte della vita, ma una delle cose brutte della vita è prendere un pacchetto di patatine con le patatine mosce, veramente, è una delle cose che veramente potrebbe uccidermi. E penso che molte persone, non è un pain di quelli che distruggono, però in generale se prendi le patatine devono essere fragranti, fresche, buone, ecco. Quindi questo pain qui è evidenziato dalla pubblicità? Sì. Sì, nel senso che... Perché c'è rumore, all'audio, sì. Perfetto. Cos'altro c'è? Qual è il claim di questa pubblicità? Che non puoi più farne. Bravo, che non puoi fare più a meno. Sono talmente buone che non le fai a meno. Vedi, proprio come se fosse una specie di payoff, di slogan. Sono talmente buone che diventano una droga. Il gain qual è? La prova, c'è? Sì, 156 sacchetti dopo e tutto il resto. Cioè, poi è molto bella l'idea che è stata che non è il tempo che passa, ma sono i sacchetti che passano, no? Il numero di sacchetti. Quindi questi tre elementi sono tutti e tre molto ben evidenziati. Cosa c'è? Cosa vi piace di questa pubblicità? Ora al volo poi andiamo alla prossima. Vabbè, l'elemento umano della capra, l'amicizia iniziale, l'elemento umano. Se ci fate caso poi, se uno vede più volte la pubblicità, nota che probabilmente quella persona all'inizio, se vede la persona all'inizio, ha un collare tra l'altro, quindi è qualcosa che va avanti. E questo ci dice che è una addiction, è una dipendenza vera e propria. Che non vedo l'ora di disfarsi, perché la capra è La capra è un simbolo per l'uomo di indipendenza
E quindi se non è condizionabile la capra, il prodotto funziona. Bravissimo. Questa è una cosa un po' più razionale, però in effetti quello stavo per chiedervi, infatti, perché la scelta della capra? Perché la scelta? E non la pecora, la capra. La capra poi mangia molto sale, per cui vuol dire che quelle patatine sono anche... Guarda, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, non so se gli spettatori lo sanno. È un po' più aggressiva rispetto alla... È più aggressiva, perché la pecora logicamente non attaccherebbe. Quindi sono una serie di elementi che fanno sì che... Però io la trovo veramente geniale questa pubblicità. Quindi tutti gli elementi ci sono dentro. La capra nell'immaginario collettivo è più stupida. Questo è pericoloso, però non in America, più in Italia. È la pecora, in America ancora di più, infatti si dice è stupido come una pecora in America. Non... Capra. Sì, lo so. No, perché la capra è testarda. È quello che diceva Libera, è indipendente, non è addomesticabile, perfetto. Quindi allora, per riassumere, cercate di, anche nella vostra comunicazione, cercate l'ironia. Certo, io potete dirmi come obiezione a questo, che l'ironia è una dote naturale, che alcune persone hanno e altre non hanno. E questo sicuramente è un elemento da tenere in conto, nel senso che l'ironia è a volte veramente un dono, però l'ironia è anche una tecnica di comunicazione. E allora se si apprendono le tecniche di comunicazione le cose diventano un po' più semplici, quindi l'estremizzazione, tutte queste pubblicità che abbiamo visto, tutte hanno l'estremizzazione, pensate a questo punto qui, tutte queste tecniche qui hanno la leggerezza, hanno niente, anche qui abbiamo visto, come posso dire, c'è il senso di non drammaticità dagli elementi, questo uomo con la barba pacioso in quest'ultima pubblicità, il villino tranquillo, tutto è molto molto... Ah, una domanda volevo farvi, è una curiosità. Secondo voi perché la scelta di quest'uomo solo, non famiglia, ma una persona molto probabilmente single che prende questa... Una capra da compagnia. Una capra da compagnia, mi sembra. Vabbè, perché poi le patatine le vuole mangiare per sé. Cioè sì, giusto, le patatine non sono una cosa da mangiare in compagnia. Sì. No? Infatti a me non so da voi, ma mi dà fastidio quelle persone che mettono le mani nel mio sacchetto. Devo mettere dei taglioli dentro. La capra si comporta proprio come una compagna isterica alla fine, no? Cioè da compagnia diventa compagna. È vero, si provi compassione per la capra che è costretta a mangiare delle patatine che ok, andiamo avanti. Ora, ultima cosa sull'ironia. Questa è molto sottile. Vediamo. Televisori LG. Non c'è audio, tranquillo, è così. Questa pubblicità, analizziamola, cerchiamo di capire. Secondo me ha varie, diciamo, tipologie di spiegazione. Sentiamone una. Tramite diverse prospettive. Dice, lui inizialmente, magari un ragionamento razionale, però lui si guarda così tanto... che lo spettatore riesce a percepire anche che lui diventa parte integrante della televisione, quindi diciamo una buona visualizzazione. Funziona. Ok, questa è un'idea, però io vorrei capire anche un attimo qual è l'ironia della pubblicità, qual è il pain e claim again. Io la trovo sinceramente del tutto geniale questa pubblicità, del tutto geniale. Chi non si mette a guardarsi alle telecamere quando va in quei negozi? Chi non si... Io no. No, beh, capita. Tutti lo fanno. No, lo faccio. Io so ora a guardarmi, faccio tutti i gesti anche. Se ti vedi un idiota che sta davanti alla tele, non riesco a capire la fuga alla fine di tutto. Benissimo, allora capiamola. Inizialmente restiamo comunque concentrati su di lui, sul volto, e quindi pensiamo che lui debba ancora rubare qualcosa. Cioè si capisce che è una persona che vuole, però, cioè, è infatti, solo che appunto è talmente sottile che lui capisce come deve muoversi per non far vedere il furto, e quindi poi c'è questo elemento di sorpresa finale che è geniale. Infatti. Quindi è questo Vito fondamentalmente, allora lui sta lì che deve rubare questo televisore, quindi capisce che è talmente sottile che essendo tutto nero non si vede, quindi va all'indietro, fino a che poi nel finale ovviamente lo scopriamo perché deve essere... Quindi è talmente sottile che
L'idea di fondo è molto, molto bella, molto interessante. Allora, di tutto, qual è il paid di chi compra una televisione del genere? Qual è il paid? Che sia ingombrante, no? Il peso, lo spostamento, ecco, quello è la cosa importante, il trasporto molte volte, no? A volte noi, una televisione per noi è uno di quegli elementi della casa, come la lavatrice, come il forno, che se dobbiamo spostarlo ci viene già un coccone, solo a pensiero, oddio, devo spostare la televisione. Tipo anche quando mia moglie mi dice devo spolverare, poi spostare la televisione, io preferirei quello andare in Afghanistan a combattere, piuttosto che spostare la televisione. Allora, uno dei pain, infatti, è proprio questo, no? È l'ingombro. E allora perché? Allora il pubblicitario cosa pensa in questo momento? Io potrei far vedere la televisione a casa mentre si sposta, quella è una cosa più banale. Invece l'ironia dov'è? Nel cercare un altro, come, scusa? Una, sì, un'alternativa in cui si parla di spostamento di un oggetto. Mette nella raggiera che ho fatto vedere ieri, la mind map, no, fondamentalmente, quindi si fa così per trovare un'idea. Tu metti nel televisore spostamento televisore, per dire, e pensi a tutte quelle categorie che devono spostare una televisione, tutte quelle categorie umane che si sono costrette a dover portare in giro questi elementi. Tra questi c'è un ladro, sicuramente. Tra questo c'è un ladro. C'è un claim in questa pubblicità? Qual è il claim? Quello è il gain, quello è il gain. È questo, è il claim, è il televisore più sottile al mondo. The world's slimmest television. Lo fa in maniera intelligentissima, ancora una volta, non vediamo loghi, non vediamo payoff, ma è dentro la scena il claim stesso. Dimmi, Marilu. Guardando questa pubblicità mi chiedevo, uno, diciamo, non c'è sonoro. Sì. Poi effettivamente scopri l'obiettivo del pubblicitario alla fine, non è che è troppo anche lunga per poter poi attirare l'attenzione e far capire qual è effettivamente l'obiettivo? È un'ottima domanda. A te è sembrata lunga, nel senso ti ha infastidito vederlo? No, chiaramente ero concentrata perché stiamo facendo questo, però io immagino una persona che anche è presa ad altre attività, chiaramente una pubblicità la vede molto di sfuggita, o perlomeno non è così attenta. Con l'ambiguità iniziale crea una situazione di suspense. Quella è la mia risposta. Se ci fate caso, voi state lì, anche la mancanza di sonoro ti fa è uno shock, diciamo. Ti viene anche voglia di rivederla per capire, ma è possibile che io non me ne sono ricordata. Infatti vi dico, questa pubblicità è stata prodotta, e tra l'altro lo dico adesso alla fine, ho lavorato anch'io a questa pubblicità, quando lavoravo in pubblicità in Olanda è stata prodotta. Questa pubblicità, nel momento in cui è uscita, ecco, come è stata realizzata, la prima idea è stata di mandarla sul web, come se fosse una vera, un qualcosa di successo davvero, no? una ripresa da documentaristica, va, diciamo così. E questo ha creato molto scalpore sul web, ha fatto moltissime visualizzazioni, dopodiché, visto è andata molto bene, è passata in televisione. Il dubbio era proprio questo, anche del cliente LG, che si chiedeva, come diceva Marilu, bianco e nero, senza sonoro, non si capisce molto bene. Però la voce d'angolo è molto... Il contrasto crea... Perché tutti quanti voi, tutti, nessuno escluso, dai primi secondi cercano di capire cosa stanno vedendo. Tutti. E la cosa molto interessante, lo noto sempre, lo noto sempre con attenzione, perciò la propongo sempre, è che a un certo punto arriva la risata durante il video. Ma anche una risata un po' isterica e una risata liberatoria. Pensavo fosse la mia voce che faceva. No. Il discorso bianco e nero, che molto spesso anche in televisione ti fanno vedere quando succedono le rapine, dei circuiti chiusi. Sì, è molto realistica. È realistica, no? Effettivamente. Il rumore che crea dipendenza. Ciao. E quindi questo elemento qua dovrebbe contribuire a essere, come posso dire, a essere interessante e a farla vedere. Avete fatto caso che voi avete riso durante la pubblicità? Perché ridevate? Perché c'è qualcosa di imbarazzante quasi, no? È come, se, come quando guardate una persona... Sì, uno si immedesima. Sembra un folle che vuole, diciamo così... Ma c'è anche un altro elemento. Quando tu guardi una persona in faccia per molto tempo, dopo un po', sai, il gioco della risata, no? È uguale. Quell'imbarazzo di guardare la persona in faccia e stai lì che non la sopporti neanche questa. Ma certo. Questa cornice. C'è il microfono dietro, no? L'hai scelta tu oppure come slide oppure è parte integrante? Perché. Non ho fatto le slide. Ah, ok.
keynote di Apple. Perché sì, poteva essere un altro elemento effettivamente quello. Ok. Allora, ora vediamo quali sono le tipologie di grabber. Abbiamo visto che l'ironia è una modalità ed è quella che molto probabilmente funziona di più, anzi non molto probabilmente, ma sicuramente. Ora vediamo quali sono le tipologie, perché ci sono diversi tipi di modi attraverso cui agganciare. Ci sono i mini drammi, i giochi di parole, le domande retoriche, le storie e basta. Quindi volete rivederli oppure... Però io ora ne parleremo di tutte e quattro, le analizzeremo. Mini drammi, giochi di parole, domande retoriche e storie. Lo storie sarebbe lo storytelling, no? Il raccontare una storia, come abbiamo visto ieri per esempio in John Lewis, la pubblicità di John Lewis. Grande pubblicità quella. Ne vedremo un'altra di John Lewis, tra l'altro. Allora, come dice David Ogilvy, il pubblicitario di cui vi dicevo prima, se vendete degli estintori, cominciate accendendo il fuoco davanti ai vostri potenziali clienti. Questo è il senso del mini dramma. Cosa significa? Come quello della folletto. Come quello della folletto. Crei subito qualcosa, crei un dramma, una scena, no? Dramma intendo una scena. Ora vediamo anche qualche pubblicità che va in quel senso lì. In particolar modo il mini dramma, che cos'è? È la rappresentazione di una giornata tra virgolette, può essere anche un momento, del vostro potenziale cliente senza i vantaggi offerti dal vostro prodotto o servizio. Quindi in qualche modo questa cosa qui fa rivivere il pain del come posso dire, il pain di una situazione fondamentalmente. Immaginate, io ho in mente sempre quello che fece una ragazza, questa è un'esperienza mia personale che ho vissuto e che mi ha fatto capire quanto sia fortissimo il mini dramma come grabber. Io all'epoca lavoravo a Los Angeles, stavo in una società di produzione, e facevo dei colloqui per dei nuovi assistenti che devono lavorare anche in Messico e cose del genere. Abbiamo questa ragazza, che si chiama Maria Sanchez, me la ricordo ancora il nome. Questa ragazza, ai colloqui di lavoro, come funziona? Non so chi di voi l'ha mai fatti, ma si va lì, si parla, cosa vuoi fare? Cosa. Lei non fece così. Lei arrivò davanti a me e cominciò a far vedere una scena, proprio l'interpretava, prese un telefono e interpretò la scena di in cui praticamente arriva una telefonata lì in questo studio di distribuzione messicana e c'è un problema e nessuno riesce a risolverlo perché nessuno parla inglese bene. O era il contrario, se in Inghilterra era in America, era una telefonata spagnola e nessuno riusciva a rispondere, ecco, era così. Dopodiché lei posa il telefono e dice questo è quello che succederebbe se non ci fossi io a lavorare in questa sede. Dopodiché prende quel telefono e dice ora vediamo se invece ci fossi stata io. Ti fa vedere il problema, arriva questa telefonata dal distributore messicano, lei che parla molto bene spagnolo, conosce molto bene il cinema, conosce molto bene il cinema che stavamo facendo, risponde e risolve il problema. È straordinario. Così ha convinto e ha preso il lavoro infatti subito senza neanche aspettare gli altri, perché lei ci fece vedere effettivamente in che modo avrebbe risolto il problema. Ora io faccio tantissimi colloqui di lavoro a Giffoni e se c'è una cosa che veramente trovo sempre noioso è quando io chiedo tu cosa vorresti fare a Giffoni? Ma non lo so, io posso fare un po' qualsiasi cosa non significa niente. Cioè, perché dovrei prenderti a lavorare? Non ho bisogno di uno che fa qualsiasi cosa. Ho bisogno di una persona che capisca quali sono i problemi della mia azienda e me li risolva. Per questo io devo prendere una persona. Non ci sono altri motivi. Quando io ho cominciato a lavorare a Giffoni, io ho fatto la stessa cosa praticamente. Quando ho cominciato avevo 22 anni, mi ero appena laureato. Il direttore del festival, eravamo 40 stagisti quell'anno che venivamo dall'università. Beh, io ho già fatto un piccolo film, ma comunque ha chiesto a tutti quanti cosa vorresti fare l'anno prossimo al festival. Tutti quanti con molta modestia. Allora, mi sono molto divertito, l'anno prossimo vorrei di nuovo lavorare dove ho lavorato. Quella. Arriva al mio punto, io all'epoca ero molto arrogante, forse più di come sono adesso, e disse tu cosa vuoi fare? Sì, io voglio diventare il direttore di questo festival, nient'altro. Lui mi guarda così e dice, con il sigaro, mi butto il fumo in faccia. Io poi dico, non gli dico soltanto voglio diventare il direttore del festival, dico io voglio diventare il direttore del festival perché secondo me il festival ha questi tipi di problemi e io li risolverei in questo modo. Così ho fatto senza lasciarmi prendere dalla come posso dire, dalla timidezza, ma diciamo così. Cioè in qualche modo gli feci un mini dramma, perché lui mi disse sì, come faresti? E gli feci vedere come avrei fatto. A settembre, su 40 stagisti, io ero quello che aveva lavorato di meno, vi assicuro, perché non sono un grande amante del lavoro in generale, non mi piace lavorare, perciò ho scelto di fare cinema e tutto il resto. E quindi a settembre, su 40 lavoratori, soltanto io venni richiamato, e dall'epoca, dal 1999, lavoro ancora a Giffoni, vabbè, ora sono vice direttore. Quindi manca l'ultimo passo, diciamo. No, vabbè, applauso, è stato semplicemente il senso del mini dramma, il senso di interpretare un ruolo e dare il senso del prima e del dopo. Ora vi faccio vedere una pubblicità, video, dimmi. Su questo
questo c'è una storia, sicuramente lo conosci, Michele Fasano, un regista del film su Olivetti, e narra Michele Fasano nel suo film di un caso. Olivetti, quando doveva licenziare, no, tutti dovevano passare da lui, capitò uno che aveva tutte le carte in regola per essere licenziato, aveva rubato in azienda, la racconto spesso questa cosa, non so se tu l'hai... Olivetti gli dice: senti, ma posso capire perché rubi? Cioè, perché hai rubato in azienda? Ma io mi annoio qui. Ah, in Olivetti ci si annoia, dice, addirittura. Era una bestemmia, no? Dice sì, e perché? Per questo, non funziona questo. Olivetti gli dice: tu hai 2 settimane di tempo, cioè diventa il capo di quel settore dell'azienda, hai 2 settimane di tempo per farmi vedere se questo problema lo risolve. Lui lo risolse, diventò il direttore di quel reparto e aveva portato un'innovazione di processo tale da ridurre i costi di produzione di quel segmento di macchine da scrivere. È veramente eccezionale. Questo è non è esattamente un mini dramma, perché nel senso è una cosa che lui fa dopo effettivamente, però è il senso del mini dramma è quello, e ve lo do come consiglio anche a chi deve lavorare, a chi deve fare un colloquio di lavoro. Voi siete ragazzi, quindi ancora probabilmente non avete, molti di voi sono studenti, ancora non hanno neanche l'idea di dover fare dei colloqui un giorno, ma vi capiterà, molto probabilmente, quasi sicuramente vi capiterà. Capiterà anche a chi deve fare una sceneggiatura e deve portarla da un produttore, capiterà sempre che c'è bisogno di in qualche modo far vedere che cosa potete portare voi ad un'azienda, ad un ente, ad un produttore e così via. Guardate anche in che modo anche la pubblicità a volte utilizza il mini dramma. L'ho fatto Nutella, per esempio, ultimamente, una pubblicità, e vediamo un attimo che cosa come ha fatto. Come l'abbiamo visto? È una città allegra o triste? Sonnecchiosa, bianco e nero, faticosa, no? Quel tipo che sposta le sedie, quello che apre questa sarsinisca pesante, gli idranti. Vediamo. Come, scusa? Una routine, perfetto. Vediamo una routine grigia in bianco e nero, appunto, senza vita. Ora lei si sveglia, è ancora in bianco e nero, e ha in mano la Nutella. Buongiorno a questo giorno. C'è. Perché c'è una vita senza Nutella e una vita con Nutella. Ricordatevi lo slogan anche: che mondo sarebbe senza Nutella? È esattamente uno slogan di mini dramma. Il mondo sarebbe un'altra cosa senza la Nutella. Guardate cosa hanno fatto i pubblicitari. Dopo, nel momento in cui lei apre e tutto il mondo si colora, che cosa cominciamo a vedere? Sorrisi, gioia, ma di chi? Di che tipologie? Tutti, a tutti, anche nostra. Il manager felice che va per le vie di Trastevere, la mamma con il bambino che odora, non puzza di cose di cui dovrebbe puzzare, la ragazzina di colore, il ragazzino che insegue la ragazza nell'autobus, felice di andare a scuola addirittura. Guardate che mondo con Nutella, perfetto. Non c'è problema di lavoro, non c'è problema di niente. Nutella risolve ogni problema. Marilu, mangiamoci la Nutella a questo punto. Diciamo così. Basta la Nutella. Siamo a posto. Secondo voi, ora cerchiamo di Maria, anche la musica, sì, è tutto legato a quello, no? È legato al senso del risveglio. Ora io mi chiedo, qual è il pain di chi compra la Nutella? Nel senso, che cosa individua questa pubblicità? Cercate di capire un attimo questo punto. Allora, c'è un bisogno dietro la Nutella? C'è un bisogno razionale? Non c'è un vero e proprio bisogno. È più individuo, allora il bisogno non di svoltare, perfetto, di coccolarsi, ecco. Crearsi un momento felice, perfetto, una gustosa che anche significa felice. Il microfono c'è dietro? Qui, se è possibile darlo. Vai. Questo, si sente? Sì, si sente, vai. Queste secondo me sono pubblicità rivolte però, sì, una certa tipologia, sì, un po' come parlammo ieri della Coca-Cola. Sì, 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 molto familiare. Cioè, perché onestamente, come nel mio caso e molti altri, non c'è tutta questa necessità di Nutella. Anche se io riscontro che Nutella o dolci molte volte va più a chi ha bisogno d'affetto, queste cose. Perché uno che è abituato magari o sta bene nella propria vita. Guarda che hai detto una cosa molto intelligente che prende il pain proprio, cioè come se questa, come la Nutella, non fosse un dolce. Quando uno si sente solo o ha bisogno di affetto, bravo, la prima cosa che fa è andarsi a mangiare il cucchiaio della Nutella, lo fa mia sorella, io sono allergico e non la mangio. Cioè a me... Tu
tu sei, però, sei fuori dal problema, io sono di fuori dalla norma, però effettivamente è vero e colpisce ragazzi, chi si è appena lasciato. Bravissimo Marco, hai ragionissimo, cioè basta. Voi, hai ragionissimo, tant'è che hai risposto esattamente, giovani, e la Nutella porta questo, si sa, è proprio una specie di così di stupefacente naturale. Quello che ha detto Michael esattamente ha individuato il pain che riguarda la Nutella. La Nutella non è un, anche in questo caso, ma in generale, non è vista come un semplice dolce da spalmare e mangiare, ma c'è anche un sostitutivo d'affetto fondamentalmente. In questa pubblicità, infatti, cosa vediamo? Gente che con la Nutella si ama, no? È come se unisse le persone, è come se le liberasse dalla solitudine fondamentalmente. È femminile, scusa. Ed è molto femminile, bravo, sì, è molto femminile come concetto. È una donna che apre il barattolo, è una donna che mette insieme tutto. C'è il concetto stesso di familiarità. A casa crea donna. La casa? Sì, chi la deve mangiare, dice, effettivamente c'è questo elemento. Però ecco, il concetto è questo: una giornata senza Nutella è una giornata grigia, spenta, faticosa. La giornata con Nutella è la vita con Nutella è addirittura più buona, e quindi ritorna lo slogan "che mondo sarebbe senza Nutella", che è uno slogan storico, è diventato fondamentalmente. Vi voglio far vedere una scena molto bella da un film che si chiama Thank You for Smoking, non so se qualcuno l'ha visto. Thank You for Smoking è una storia vera di un pubblicitario vero e proprio che lavora per Marlboro, Philip Morris, non mi ricordo, comunque per delle sigarette comunque. Allora, la scena che vedremo, cosa vedremo in questo? Cosa ci dimostra? C'è lui che con il bambino, con il proprio figlio, va a casa di un ex attore, diciamo così, che interpretava il Marlboro Man, quell'uomo che nelle pubblicità sta con l'azzo in mano e cose del genere. Questo uomo ha il cancro e vuole denunciare la Marlboro perché effettivamente per il male che fa le sigarette. Vedete questo pubblicitario come approccia quest'uomo e lo convince. Questo è neuromarketing puro. Questo uomo, questo pubblicitario, è un pubblicitario vero, che esiste, la storia è vera, e lui esiste, ed è uno dei più grandi esperti di neuromarketing al mondo, questo pubblicitario. Vediamolo un attimo, so. L'analizziamo insieme, ci metteremo un po' di tempo, però l'analizziamo a parti, così lo vediamo, cerchiamo di capire un po' come funziona, ecco. Audio. Analizzare insieme. Lui va a casa di questa persona con il proprio figlio. Perché? Lo porta apposta. Sì. Perché lo porta apposta? Lui è un tipo molto furbo, non è? Evitare di essere aggredito. Per addolcire. Evitare un'aggressione. Per far vedere che anche lui è il padre di figli. Per vedere un padre di figli. Allora, dobbiamo fare un ragionamento a livello di neuromarketing. Secondo voi, però, è giusto quello che avete detto, ma sarebbe andato bene in qualsiasi caso portare il figlio? O fa bene in questo caso specifico? In questo caso perché? Perché lui è una persona diffidente. È una persona diffidente, però non è solo quello il motivo, è giusto quello che dici? Non hanno figli. Secondo te? No. Secondo te no. Secondo voi? No. Secondo voi è una famiglia, quella, sono due persone che vivono da sole? Magari sono due persone che non hanno mai potuto avere figli, perciò sa di poter colpire. No. È semplicemente una famiglia quella. È una famiglia. Vedete, la casa è tipica di una casa di famiglia. Le due sono due persone di famiglia. Lui va lì perché sa che quella è una famiglia e che sono molto più sensibili al problema del figlio. Perché se voi andate da una coppia che non ha figli, non hanno il concetto della famiglia. Anzi, potrebbe disturbare. Specialmente perché è una coppia avanti con gli anni, quindi, tra virgolette, inacidita dall'impossibilità di averli, probabilmente. Allora, lui va lì perché crea subito con l'old brain una connessione. L'old brain... Lo hanno sicuramente. Quindi la prima cosa che lui fa è cerca una connessione. Questo per dirvi che cosa? Io ve l'analizzo per dirvi poi come portare una nostra mita della comunicazione. Una delle cose che insegna la comunicazione è la PNL, che sembra la programmazione neurolinguistica, che è una branca della psicologia, neuromarketing, anche diciamo così. Una delle tecniche principali per parlare con le persone è il cosiddetto mirroring, cioè lo specchiamento. Cioè,
secondo delle ricerche scientifiche molto molto efficaci, molto, molto provate, noi entriamo in contatto con le persone che in qualche modo, tra virgolette, ci somigliano, che hanno con noi un tipo di rapporto. Per esempio, se io arrivo qua vestito da punk, in questo, mi metto a fare il corso di formazione, la vostra immediata reazione è di respingimento, perché voi non siete un gruppo di punk, almeno non tutti mi sembra, cioè no, non ne vedo punk qui in mezzo. Voi, oppure, un'altra cosa che dice il mirroring è che se io voglio parlare con lui che è di fronte, ti chiami scusa? Francesco. Con Francesco, una tecnica mia quale potrebbe essere di mettermi di fronte a lui e mettermi con le gambe accavallate come là in questo momento. È il concetto dei cosiddetti neuroni a specchio, nel senso che i miei neuroni prendono la forma dei suoi neuroni, è una ricerca scientifica. Nel senso che quando io parlo con una persona, tendo, se c'è una connessione tra noi, a utilizzare gli stessi gesti. Infatti vi rendete conto che una ragazza ed un ragazzo stanno entrando in connessione e quindi c'è possibilità di flirtare, se cominciano a fare gli stessi gesti, cominciano a dire le stesse parole, abbassano il tono della voce fino allo stesso punto. Se infatti ci fate caso, quando un ragazzo approccia una ragazza e la ragazza è distante da lui come gestualità, non ci sono speranze per quello, non ce la farà ad agganciarla. Quindi il mirroring è una delle tecniche più studiate e più efficaci di molti comunicatori per cercare di entrare in contatto con le persone. Addirittura ci sono alcuni casi di persone che prima di un colloquio di lavoro cercano di capire come sarà vestito l'altro per potersi vestire in maniera adeguata, addirittura con i colori, che siamo nell'estremo qui, veramente nell'estremo. Però per dirvi come tecnica, che più io trovo una persona che mi è somigliante, tanto più mi fido di lui, è normale, è come gli animali. Cioè qualcosa che mi è familiare, mi è più facile da approcciare. È una cosa così istintiva. Si verifica nel bambino, nel neonato, che rispecchia bravissimo. La mamma. Assolutamente sì. Il bambino ride, sembra che ride, ma in effetti sta rispecchiando la mamma che sorride. Hai detto una cosa giustissima, tant'è che le ricerche sono partite da questo, dal mirroring del bambino rispetto alla madre. Addirittura il cane usa il mirroring nei confronti dell'essere umano, no? Infatti si dice che a volte i cani sono tristi quando è triste il padrone. Non è tristezza quella, è semplicemente una disposizione neuronale tale padrone tale cane. Infatti io somiglio moltissimo al mio cane, proprio ci somigliamo a vicenda. Ma a parte gli scherzi, effettivamente tendono i neuroni a trovare la stessa posizione e quindi a creare una similarità, ecco, diciamo così. Lui qua sta facendo un mirroring tra virgolette. Ah sì, cioè, sì, il sì. Specchio serve anche a provare la stessa sensazione. È l'origine dell'empatia. Assolutamente. D'altronde che la diffidenza crei distanza, lo dimostra per esempio la xenofobia, no? Quindi diversità ci spaventa fondamentalmente. Ok. Possiamo continuare un attimo, facciamo già pausa e poi andiamo avanti. Finiamo questo. Ok, perfetto. Allora, ora lui comincia a guardare, comincia a entrare dentro questa stanza. Io lo voglio insieme a voi analizzare questa scena, analizzare quello che lui vede. Perlustrando il campo, sta guardando, sta cercando di capire chi è questa persona. Ora guardiamo attraverso i suoi occhi, cosa sta vedendo, chi è questa persona? Cerchiamo di fare un primo screening. Che tipologia di persona è questa che sta in questa casa? Avete visto i colori della casa, il tipo di mobilio, il tipo di abbigliamento? Che tipologia di persona è secondo voi? Campagna. Un uomo di campagna, perfetto. Ok, un uomo di campagna, ci sta. Trasandato. Trasandato, cosa significa che è trasandato? Che al di là della malattia non sembra curarsi più di tanto. Ok, questa cosa ci dice su una persona che non si cura così tanto? Poco socievole. Ok, questo ci potrebbe stare. Ha perso le speranze, potrebbe starci anche questo. Un misantropo, ok, ci potrebbe essere, cioè poco sociale, poco portato agli altri. Arrabbiato. È tramontato, si vede. Anche la luce che... Il tramontato, da cosa si vede? Cioè, che cosa... I colori e poi quelle vecchie stampe che ricordano un passato dove lui era importante. Bravo Giovanni, allora, questa è una cosa importante. Il passato, che tipo di uomo è? Un uomo riproiettato al futuro o al passato? Al passato. È un uomo quindi... È un uomo tradizionalista o un uomo portato al progresso? Tradizionalista. Quali sono i valori legati al tradizionalismo? Quali sono? Quali possono essere? La famiglia. Perfetto. Che cos'altro può essere legato al tradizionalismo? Le radici. Ottimo. La realtà, la sicurezza. Perfetto. Tutte cose bellissime. Vedete, da un semplice osservare la scena, quest'uomo, quindi voi, avete, quando in questi giorni abbiamo fatto un po' io con voi, anche scherzando, un po' di analisi delle vostre
della vostra personalità attraverso lo sguardo. Io non ho fatto altro che fare questo: guardare come vi vestite, come guardate un po' il volto, il modo in cui date la mano, una raccolta di informazioni. La raccolta di informazioni è fondamentale per qualsiasi tipo di lavoro che facciate nella vita, o di colloquio che facciate nella vita. Raccogliere informazioni anche sull'azienda dove andrete a lavorare. Troppo spesso si va a fare un colloquio portando il proprio bagaglio e basta, mentre invece è fondamentale capire quell'azienda, che storia ha, come si sta creando, che cosa ha fatto prima. Raccogliere il più possibile. Lui sta facendo questo, sta raccogliendo informazioni. Quindi è malato, ma lui già lo sa, quella bombola. Però quello che mi interessa molto, che avete detto in maniera molto intelligente, è questo: un uomo tramontato, un uomo che guarda al passato, un uomo che guarda alla tradizione, quindi alla famiglia, quindi alla concretezza, quindi alla sicurezza. Tutte queste cose qui serviranno tra poco. Mi sembra uno comunque che non si vuole arrendere. Che non si vuole arrendere, assolutamente sì. E ora comincia il dialogo tra di loro. Guardate anche in America, quando si gira un film, ogni posizione, ogni gestualità viene ben studiata. A differenza del cinema italiano, è un po' più grezzo. In America tutto, in un film americano, tutto è ben scritto e ben ordinato. Quindi guardate anche le posizioni delle persone in questa scena, che è fondamentale per capire la comunicazione. Sai come mi sembra? Mi sembra come il protagonista di Gran Torino. Ah, sì, Clint Eastwood. Sì, misantropo ormai, anche se lui proprio, sì, anche più lontano dalla famiglia per in quel momento, però è quel personaggio lì, quella tipologia lì. Fino adesso. Lui cosa sta facendo, il pubblicitario? Adesso, cosa sta facendo? Ascoltato soltanto. Non ha detto nulla del perché è lì, nulla, sta ascoltando, sta lasciando parlare, tra virgolette, il cliente, in qualche modo. Secondo voi c'è già empatia tra di loro? Sì, no, la vediamo, la notiamo. Già che lo sta ascoltando. Mm. Sono ancora un po' in stand-by. Stanno usando. Anche come gestualità, vedete, lui è proteso verso dietro, molto più rilassato, lui invece, lui come sta? Notate i gesti. È attento, lui ha una tipica posizione di attenzione, no? Quando una persona si spinge verso, come per esempio Michele in questo momento, è una posizione di attenzione, così diceva anche Sabino in questo momento, Giovanni, sono posizioni di attenzione, posizione di ricezione del messaggio fondamentalmente. E infatti nel momento finale lui comincia ad avvicinarsi, anche se quell'avvicinarsi così non è soltanto fiducia, ma è anche aggressione, no? Perché è un avanzare in quel modo, ok. Perfetto. Ripeto, rispetto alla gestualità, sarebbe bello con voi affrontare anche questo argomento, cioè come interpretare i gesti, no? Perché, ripeto, per me è affascinantissimo vedere come ognuno di voi sta in questo momento. Per esempio, Francesco. Guardate Francesco. Francesco ha una disponibilità limitata all'ascolto, nel senso, lui ascolta con criticità, cioè proprio il tipico ascolto critico. Cioè ogni cosa che sto dicendo lui la analizza e dice: questo sta facendo cavolate o sta dicendo la cosa giusta? Cioè è una posizione di ascolto critico, si chiama. Che sembra, uno lo vede, dice, beh, sta rilassato, invece non è vero, è assolutamente recettivo e critico in questo momento. Così come l'utilizzo della penna, non so se molti di voi disegnano mentre ascoltano. Sul disegnare mentre si ascolta c'è da fare una distinzione. Ci sono coloro che disegnano delle figure vere e proprie, le pecorelle, le casette, le nuvolette, i fiorellini. In quel momento c'è distanza di ascolto, non c'è ascolto, perché non è possibile che il cervello può fare due cose contemporaneamente in maniera attenta, cioè non posso ascoltare e concentrarmi sulla figura della pecorella, quindi in quel momento non c'è attenzione, mentre invece altri fanno dei segni astratti, geometrici, e quello invece è un gesto di concentrazione dell'ascolto, serve per focalizzare l'attenzione, perché altrimenti la mente si disperde. Infatti mi sono sempre chiesto, io quando disegno astratto, sì. No, invece non stanno ascoltando, sono concentrati su un'altra cosa. E quindi è molto... Anche le donne. No, anche le donne. Così dicono, ma in questo senso no. Quindi sarebbe molto interessante vedere i gesti, così come il gesto... Comunque queste due amiche qui che hanno la testa che devono sorreggere, loro sono molto stanche. Qui devono sorreggere la testa, no, dico senza scherzare. È un gesto anche così di propriocezione. Hanno voglia di ascoltare, ma sono stanche, a volte si perdono. Infatti, non tutto di quello che sto dicendo sta arrivando a loro, ma va bene così. Comunque, torniamo un attimo a loro, cerchiamo di capire come va avanti la comunicazione. Se volete, c'è un libro molto bello sui gesti, che si chiama Le relazioni umane, mi pare si chiama, poi dopo vi do meglio le relazioni vincenti. Relazioni vincenti è una guida alla gestualità fatta molto bene da due persone che conosco, due amici anche, che si occupano di PNL e di le relazioni vincenti.
Alfano Rocco, no, Americo, Rocco Americo, Alfano Americo, i due sono due autori. Ma poi hanno fatto finta che io non abbia mai... Capire che veniamo in pace rispetto a una persona, no? Quindi è la risata, tra l'altro, anche quella è molto interessante, uno studio che è cominciato da Darwin, poi andato avanti, sul perché ridiamo, su che cosa significa il ridere come gestualità di aprire la bocca e far vedere i denti, no? C'è uno studio molto interessante sul fatto che il sorriso è come se facesse vedere i denti che non sono, è come se il corpo dicesse ti faccio vedere i denti che non ti stanno per mordere, fondamentalmente. Quindi questo, la risata, il sorriso è un'arma che noi abbiamo per entrare in contatto con le persone, utilizzatela. Il sorriso è veramente un'arma vincente nelle comunicazioni, ma utilizzatela non come tecnica. Cercate di sorridere veramente alle persone, che è sempre una cosa efficace. Hai voglia di essere un giovanotto per bene? Sta cercando, ma ancora non c'è riuscito, lui è ancora in imbarazzo. Vedete anche il modo in cui si è sistemato la cravatta, non riesce a trovare il punto come entrare in lui, cioè a sintonizzarsi. C'è ancora distanza, però sta cominciando ad entrare. Noi che abbiamo tutti un mutuo da pagare. Ecco qua, questo qui lui si è scoperto, qui lui è arrivato ad una debolezza. Allora, che cosa ha capito con questo bel sorrisino che dice t'ho fatto? Punto debole. Qual è il punto debole? Che lo può comprare? In che modo? Cioè, lui è, allora, secondo voi lui è un tipo ricattabile, comprabile in generale? Non proprio, non è un fatto di comprare la persona, però una necessità, ha capito il suo pain, che è legato a che cosa? Al mutuo, ma a che cosa è legato? Che cos'è il mutuo? La famiglia. Allora adesso torna quello che abbiamo visto prima, la tradizionalità, la famiglia, la sicurezza, mantenere la famiglia. Ha capito che quello è il punto su cui deve basarsi, ha capito che quello è il pain su cui lui può andare a giocare. E infatti questo sorrisino è il sorriso di chi ha scovato il punto debole. Tuo padre ti porta sempre in giro con lui. D'accordo. No, io devo... Padre, allora, sei qui. Lui, questo tipo umano, lui, che tipo umano è? Nel senso, è un dominante, uno è un sottomesso, io dico il Marlboro Man. È un furbo. Beh, è un furbo, sì, ma non è una tipologia del furbo. È dominante. È un dominante. Il dominante, se trova di fronte una persona debole, lo schiaccia. Ho detto ieri a qualcuno, non ricordo, che è dominante, diciamo così, ecco. Tende a schiacciare. Allora lui, che conosce le persone, in qualche modo sa che l'unico modo per non farsi schiacciare è essere a se stesso sicuro, certo, presente. Sì, più o meno. La valigetta? E lui dice sì, più o meno. No, sono proprio per questo. È una tecnica giusta, secondo voi, efficace? Perché lo sta facendo? Te lo è giusta, perché? Alla fine lui se l'aspetta, cioè ha messo lui le mani avanti, ha detto sei qui per questo, avendo conferma... Si pone anche in maniera migliore nei confronti del... È più efficace. È stato sincero. Puoi diverso di... comunicare ora, sono completamente sincero con te. Bellissimo. Ha creato questa lega. Grazie. Come possibile segno di sfida. Sì, c'è anche questo effetto. Con i dominanti è possibile una cosa del genere, perché i dominanti sono accettano molto volentieri la sfida e lottano per questo, sicuramente sì. Però secondo me l'elemento di la tecnica, sì più o meno è importante, sì più o meno, sì, forse mi capisce un attimo dopo cosa deve dire. È importante anche la posizione della valigetta, perché l'ha posta proprio in mezzo, poteva anche metterla per terra, nasconderla se non voleva, diciamo, che venissero. Infatti tra un po' lo vedremo, questo è un mini dramma, tra poco lui farà. La doppia risposta, sì. Inizio negativa, poi positiva, vuol far credere all'anziano, sì, insomma, che forse si può contrattare, forse... Sì, sì, non è proprio quello. È come dire, è come se lui... Allora, questa potrebbe essere una tecnica. Lui dice sì, più o meno, per far vedere che ancora sta facendo una tecnica. Poi è come se si liberasse dalla tecnica, si disarma. No, anzi, è la verità. Sono qua per convincerlo. Infatti. È corretto che se vai in sfida con un dominante, mm-hmm, e non sei sicuro delle tue chance, no, di vittoria,
è meglio farsi vedere, cioè abbassare le armi, guarda, vengo qua. Sì, vengo in pace, sì, no, funziona molto meglio, perché se tu con un dominante ti sfidi, non finisce mai quella sfida, mai. Se fai botta e risposta in continuazione, non c'è possibilità. Qui si apre una contrattazione. Sì, si apre. Qui da adesso in poi. Da adesso in poi vedremo un mini dramma, perciò è in questa sezione qua mini dramma. La mia dignità non è in vendita. Non è un'offerta? Dalla parte del manico, e quindi va verso di lui. I gesti non sono mai casuali, i gesti sono, noi purtroppo, io una cosa mi fa disperare, il fatto che noi non conosciamo abbastanza il nostro corpo tanto da utilizzarlo, e quindi questo ci fa perdere delle chance molte volte, no? Noi purtroppo viviamo senza riflettere su quello che stiamo vivendo fondamentalmente. Se si capisse un po' meglio, un po', non dico tantissimo, un po' meglio come utilizzare il corpo, molte volte le cose, questo vale per gli attori logicamente molto, ma vale tantissimo, cioè è strano che tanto gli attori, ecco, si occupano del corpo, questa è una cosa strana per me, mentre invece dovrebbe essere insegnata a scuola il modo in cui noi ci poniamo nei confronti delle altre persone. Non lo facciamo, ma è un peccato. Ci puoi scommettere le palle. La prima cosa che farà? Fondamentalmente. Fa più effetto e butta i soldi sul pavimento. Questo è quello che dicevo prima, accendere il fuoco per l'estintore, fondamentalmente. Lui sta facendo vedere il problema. Ricordi di far uscire fino... Oh, assolutamente no. E da cosa abbiamo capito non è di beneficenza? Abbiamo detto all'inizio. No, dato, no, no, non dello sguardo. Lui ha capito prima, perché l'azienda avrebbe rischiato se arrivava qui. L'abbiamo detto all'inizio. Lui è un misantropo, lui è asociale, lui ha una casa dove non va gente a trovarlo, avete visto, è trasandata, non entra luce. Lui è un misantropo, non è un uomo sociale. Perché se io vado da un uomo sociale e dico faccia beneficenza, io probabilmente la faccio, cioè io dico io che amo la beneficenza, la farei la beneficenza. Se io avessi un'indole sociale, lui non ha questa indole sociale, quindi lui va sul sicuro dicendo una cosa del genere, è sicuro che lui non farà beneficenza, altrimenti avrebbe perso questi soldi il pubblicitario. Una fiera e sponsorizzerà un gran premio. Qua sta rivelando proprio il problema. A lui non se ne importa nulla della gente, a lui interessa la famiglia, perché questi sono i suoi valori. E quindi lui l'ha capito, guardando tutto questo e sentendolo parlare, e adesso continua l'attacco.